Max, per commentare questa sconfitta che brucia tanto, avevate trovato il vantaggio tra l'altro con un tuo assist per Galano, poi cosa è successo? Ma non lo so, non vedo l'ora di rivederla perché dal campo probabilmente ho avuto una sensazione sbagliata, la sensazione mia era che arrivavamo secondi sulle seconde palle. Anche la nostra sensazione. Anche da fuori, infatti me lo confermi te. Giocare su questi stadi è difficile, ci sarebbero mille cose da dire, è inutile anche dirle, è inutile appellarsi a altre cose. Abbiamo perso. Finisce il campo? No, non voglio, non sono alibi, assolutamente. Abbiamo perso perché oggi andavano più forti di noi. Ecco, ma un'altra sensazione che abbiamo avuto noi, di cui parlavamo con Massimo Profeta in studio poco fa, è che quando perdevate palla a centrocampo loro vi aggredivano e poi in ripartenza andavano con una marcia in più. Sì, anche la sensazione del campo era quella. Arrivavamo, non dico facilmente, ma abbastanza correttamente al limite dell'area, poi sbagliavamo quasi sempre l'ultimo passaggio, loro ripartivano e nelle preventive non eravamo molto bravi e perdevamo campo, e tornare a fare 70 metri indietro poi è dura, loro avevano più gamba di noi e ci mettevano in difficoltà su questo. Poi tantissime presenze in Serie B, Max, mi spieghi come con il Benevento, che magari giocava con un assetto iperoffensivo con due esterni a centrocampo che non rientravano, siete riusciti a controllare bene i ritmi, a non soffrire la qualità del Benevento, oggi invece ogni volta che vi aggredivano erano dolori alle spalle? Certo. Bella domanda, ci sarebbero di cose da dire. Probabilmente soffriamo più queste squadre con meno qualità che le grandi squadre. È brutto da dire, ma probabilmente è così, perché è inspiegabile come col Benevento non abbiamo mai sofferto nell'arco di 90 minuti e oggi abbiamo preso 9-10 ripartenze che potevano costarci caro. Bisogna lavorare tanto, bisogna mettersi a guardare gli errori e trovare le soluzioni. Ti vedo molto arrabbiato? No, non sono arrabbiato, sono deluso, perché era una buona occasione, l'infrasettimanale sembra una buona occasione per andare avanti, fare qualche passo in più in classifica, era importante non perdere, purtroppo non è andata bene.